Buongiorno signori, allora oggi siamo su Monopoli, magari il prossimo video porterò il gioco nuovo perché magari lo proviamo insieme, vedo un attimino come va. Comunque ritiriamo i regali e oggi faccio il video spiegazione di come si fa il bug perché me l'avete chiesto. Ringrazio tutti per i... beh, tutti, ringrazio Montaliana per gli adesivi, grazie mille, gentilissima. Tutte carte diverse, suppongo. Non ho bene controllato, ma penso di sì perché le hai donate te. Non penso tu mi abbia dato doppioni. Ok, ritiriamo i premi. Dopodiché ho visto che c'è il per 1000 e faccio la spiegazione appunto del bug, perché sebbene l'abbia detta in tanti video, molti me l'hanno richiesta di nuovo. Quindi la faccio. Quanti premi gratuiti intanto che ci hanno dato sto giro? Incredibili 20 dadi, veramente assurdo da parte del gioco, che di solito erano la metà. Comunque, abbiamo il per 1000, direi di iniziare subito. Magari qualche tiro me lo faccio, poi vado a spiegare. Ok, peccato. 2000 punti però, vediamo se mi dà... no. Ok, allora ve lo spiego subito. Dovete togliere internet, tirare. Dopodiché, se vi va male, chiudete il gioco, andate su Informazioni App, tenendo premuto sul gioco, Utilizzo memoria, cancellare tutti i dati, dopodiché, tanto Google Maps, dopodiché riattivare internet e rientrare nel gioco. Allora, funziona solo, come ho sempre detto, se avete Facebook, quindi se avete un account salvato, altrimenti cancellando i dati vi elimina l'account totalmente, quindi se siete se giocate come ospite non funziona, vi elimina l'account. Dopodiché vi collegate a Facebook, su Facebook dovete essere loggati con lo stesso account con cui giocate su Monopoly, lui prende l'account con cui siete collegati su Facebook e vi logga con il vostro account, come avete visto già da me, vi logga col mio. Facendo tale procedimento ripartirò dal via io, infatti, e questo qui è il bug. Poi i tiri si resettano, come vedete, li fa diversi e lo utilizzo di nuovo, così ve lo faccio vedere di nuovo. Mi è andata male, chiudo informazioni app, sempre con internet tolto, cancellate tutti i dati, eliminate, riattivate internet, riloggate e seguite il procedimento, ovvero lasciate caricare. Loggate con Facebook. Un attimo che carica, vi faccio vedere il passaggio. Fate accettate. Gioca con i tuoi amici sull'icona di Facebook. Fate conferma. Procedimento che avviene a tutti, quindi non avete problemi. E caricate. Può esserci la possibilità che non vi carica l'account. Vi esce da una parte, vedete, vi esce il livello 0, da una parte il vostro. Può essere che vi esce 0 e 0. In quel caso chiudete il gioco totalmente, senza fare reset, e quando rilogherete vi darà l'account vostro. Comunque, a prescindere, è così che funziona. Ok, niente, io ho provato a fare un po' di reset nella speranza. Ok, l'abbiamo preso in due tiri, quindi l'accetto. In realtà ho preso anche, sono 2000 punti più la distruzione, quindi mi regala la bellezza, un peccato lo scudo di 7000 punti nel torneo sopra. Eccoli qua. Oh, sono arrivato alla fine. Allora, mi dà altri 5 minuti di per 1000 perché inizio il torneo. Quindi devo prendere almeno tre stazioni, devo prendere. Ecco i 5 minuti. Spero che in queste tre stazioni riesca a prendere. Io non andrò a resettare tutte le volte, appunto di tiro il resetto, spero di prenderle. Tiro da qua perché vedo che ci sono gli imprevisti, potrebbero essere veramente buoni. Quindi iniziamo a sfruttare. Ecco, se vi esce questo messaggino qua, semplicemente lo togliete. Dovrebbe togliersi, a volte non si toglie, succede anche a me, siete costretti a riavviare il gioco. 3000 punti mi piacciono. Provo a tenerli. Ok, vediamo se mi prende la stazione. Ok, allora accetto, perché sono 3000.
la stazione fa 8000. Quindi sì, va molto bene. Sto facendo un po' di calcoli a mia mente. Mancano 6000 punti, quindi che palle. Ho riattivato internet? Sì. Perché ho visto che non è uscita l'icona dello scudo. Ok, mi manca solo una stazione. Con la speranza che io riesca a prenderlo, adesso mi ritiro tutti i premi. Faccio un po' le mie cose. Tanto una dovrei prenderla, eh. Il sogno mio è di diventare uno youtuber famoso. Purtroppo non riesco a prendere l'ultimo pacchettino perché c'è stato un giorno che non sono riuscito a giocare, quindi peccato. Ho finito un set. Questo è grazie a Montaliana, eh. Montaliana che mi ha dato le carte di quel set perché erano di quel set. Ritiriamo tutto, quindi. Da pacchettini non ho visto, sì, i premi penso diano i pacchettini viola come ultimo stadio, no? Cioè come ultima ricompensa. Ora do una controllata, ma penso di sì, dai. Ok, infatti danno il pacchetto viola e non quello blu, che è il set al lunghetto. 5, 8, beh, proviamo da qua, dai, ci sono tanti scudi. Un buono spot, mi 7? Sì, eh. Ancora 7? 8, non ci credo. Ok, ragazzi, resetto. Allora, lo faccio vedere ancora una volta, visto che... Allora, togliamo informazioni app, utilizzo memoria, cancella dati, riattiviamo internet e riloghiamo. Ora, tutti i tiri che io ho fatto vengono annullati e ovviamente mi vengono restituiti i dadi e ricapiterò nello stesso posto. Nota importante: se attivate internet e poi lo togliete velocemente, c'è la possibilità che non vi conti il tiro perché non fa tempo al gioco a collegarsi, perché magari lo collegate velocemente e lo togliete. Quindi vi consiglio di fare qualche tiro a vuoto a per uno e poi lo togliete. Io adesso dovrei apparire a 7 caselle. Esatto, infatti sono lì. Lo andiamo a togliere di nuovo. Speriamo di fare 7. E invece mi dà 8. Però è stazione. E quindi non è andata bene. Oltretutto anche rapina è andata da Dio. Vediamo come va la rapina. Va benissimo, grande rapina. Ok, e quindi ho finito, mi sa. Vedete, ragazzi, con 2-3 tiri. 7000, sì, abbiamo finito. Vedete, con 2-3 tiri e così è la maniera per guadagnare dadi. In maniera facile. Dorata, bella, bella dorata 5. E in più i punti del torneo, 6000. Quindi vedete, con 2-3 tiri abbiamo speso 3000-4000 dadi. Ne abbiamo guadagnati 6500 più 2000 totali. È peccato, dorata che ho già. Quindi questo è il metodo. Faccio vedere le carte, ovviamente le donazioni non le apro, se volete donarmi qualcosa voi, ma diciamo che le carte a 1 o 2 io apprezzo sempre i gesti, ma potete anche non farlo. Anzi, fate così. Vi faccio vedere i set, ma non vi chiedo niente, perché carte a 1 o 2 tanto le trovo. Faccio vedere un attimino. Più che altro anche per commentare un attimino gli ultimi set. Vediamo una cosa. Sono una, due. Sono due dorate a 5 e due a 4. Tosto. Qua stessa cosa. No, una sola a 4 dorata però. Com'è possibile? No, sono due. Una, due. Una dorata a 5. Una dorata a 5. Una sola a 4. Sì. Non so perché il 19 invece torna con 2 a 5 e 2 a 4. Solo 2 qua. Allora, diciamo che sono molti set, ma molte carte vedo che sono basse. Qua carta 5, ecco già dal 13° set ce n'è solo una. Va bene ragazzi, comunque il baule rimane uguale a quello precedente, che mi sa che è la scelta più equa. Vediamo un attimo qua i premi. Ok,
Ok, questo non mi interessa, quindi per me posso stare anche lì nel torneo, tanto non ci sono bustine. Martedì ci sarà l'evento, teoricamente mi avete detto, quindi vedrò chi invitare, magari cerco di invitare gente nuova, me lo scrivete nei commenti già da questo, o comunque anche domani dovrei fare video, quindi da questo prossimo se ci sarà domani. Vi invito ad iscrivervi, lasciare like, spero di esservi stato d'aiuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!